conquistato Roma, Vilma. Vilma Goic, benvenuta. Ma che io non ho conquistato Roma. Sì. È Roma che ha conquistato me. Vi siete innamorati? Sì, certo. Intanto grazie per essere qui. Grazie a voi. Scusate gli occhiali, ma ho avuto un problema a un occhio e mi fa male la luce, quindi devo per forza tenermi gli occhiali. Anche l'aria condizionata a volte gioca questi scherzi. Sì, infatti. Vilma, partiamo da... Torniamo un po' indietro. Tu hai iniziato, hai capito subito che il tuo mestiere sarebbe stato quello della cantante. Sì, da piccolissima. Ho cominciato, diciamo che mi piaceva cantare, a 3 anni già cantavo, quindi devo dire che a 3 anni ho cantato la mia prima canzone, che è stata La Pansè. Quindi è questo. Poi... Quindi era una bambina già spiritosa, comunque, sì, per cantare quella canzone. Sì, andavo in punta di piedi, ballavo, cantavo, eccetera, così. Poi, chiaramente, sono andata a scuola, perché è ovvio, però sempre cantando. E poi... E poi è arrivata lei, nel 1965, vogliamo vederla subito. Guarda. Vediamola, le colline sono in fiore, vero? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Va tutto bene, ti penso sempre, e spero di tornare. Questa fortuna dovrà decidersi e arrivare. Quanto ci giudichiamo, Importante. Perché hai cambiato, al posto della M. Sì, perché importante veniva dura la cosa, non saliva bene. E allora allora andava su, meglio. Che vocalità. Tu hai studiato canto? Sette anni. Infatti si sentiva l'impostazione, vero maestro? Perché prima si studiava. L'intonazione perfetta. Buongiorno maestro. Buongiorno a lei. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Tiberio. Sì. Chiedo scusa, non volevo. Buongiorno. Buongiorno. Dovete sapere che questa canzone è importante per la televisione italiana. Non solo perché io già ho capito. Vediamo un po'. Dillo tu. È perché c'è qualcuno che la ama in modo particolare. Chi è questo signore che ama quella? Michele Guardì. Michele Guardì. È pazzo per ogni volta che la vede. Salutiamo Michele intanto. Non dice buongiorno. Lei parte subito con amore ritorna. Perché a lui ricordo praticamente la sua salita dalla Sicilia verso Roma in cerca di successo. E la prima persona che ha incontrato, una delle prime persone che ha incontrato, sono stata io, e dice che per tutto il viaggio lui ha sentito le colline. Lodi. Resta con noi, Tiberio. Ma adesso ascoltiamo un altro tuo grande successo, perché tu hai avuto delle canzoni, ti hanno scritto canzoni meravigliose, come Se stasera sono qui. Luigi Tenco. Tenco. Stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche hai fatto la storia della musica italiana. Sei consapevole di questo? Pagine allora, importanti. Allora, una cosa è certa, che canto da una vita, anzi due. Quindi poi storia, meno male, non storia. Meno male. Però canto, infatti ieri sera io stavo in sala di registrazione. Stai registrando delle nuove canzoni? Sì. Ah, questa è una bella notizia, un buon annuncio. Sì, è un buon annuncio. Quindi anche... ci aspetteremo un album presto. Non lo so in come, quando, eccetera. Una cosa è certa, che avevo deciso di non cantare più.
E... perché? Perché dopo che è mancata mia figlia io ho perso la voglia di fare questa vita. E poi invece forse lei stessa, che non vorrebbe assolutamente che io smettessi, mi ha dato di nuovo la forza di riprendere e di ritrovare la gioia di sentire delle canzoni, di sentirmi di nuovo contattata, eccetera, così. E quindi ieri sera sono stata in sala e dopo tanto tempo, perché tra l'altro era una vita che non andavo in sala di registrazione, e ci ho impiegato un po', devo dire. Ma certo. Per ingranare. E poi ho ingranato e effettivamente... E sei contenta? Sì. Senti, tu hai passato un momento difficile, forse il dolore più grande che una donna no, possa... No, guarda, è un dolore che intanto non andrà mai via. Su questo non c'è dubbio, perché è una cosa che uno... La perdita di una figlia no, è indescrivibile. È indescrivibile e poi non... Non va più via, è una cosa che tu ti porti dietro tutta la vita ormai, anzi è una cosa talmente innaturale che non riesci a metabolizzare. Dice, sai, col tempo si metabolizza. Non riesci a metabolizzare, passa il tempo e ti abitui a questa... Ma mancanza. Non mi abituo all'assenza, perché io la vedo, la sento, ci parlo. Avevate un rapporto... Eravamo molto unite, sì, molto, molto. E quindi non è facile. Diventa un'abitudine. Ma io ci convivo con questa abitudine, capito? Quindi... La cerchi nelle cose di vita quotidiana. A parte sempre. Che cioè, hai un nipote meraviglioso. Ah, un nipote che vive con me e che è la mia gioia, la mia vita. In questo momento la mia vita ci voleva, assolutamente. Quanti anni ha? Ha compiuto adesso 26 anni, è un ragazzo meraviglioso, un ragazzo d'oro, un ragazzo bello, pulito, carino, con giovane chiaramente, con i suoi amici, le sue amiche. Tu sei una nonna di quelle... Io sono una rompipalle. Ecco, l'hai detto tu. Però è giusto anche no, esserlo. Io sono una nonna che rompe. Cioè controlli. Però, no, perché io, vuoi sapere? Sì. Ero in ritardo. Sì. Beh, nonostante tutto io ho preparato il piattino della colazione. L'abitudine, non c'è niente da fare, io devo farle. Che brava. Velocissima, perché quando si alza deve fare... Senti, il grande amore della tua vita... Il grande amore è stato Edoardo Vianello. Edoardo Vianello. E dopo quell'amore tu non ti aspettavi, dicevi, non potevo immaginare che potesse finire. Per me l'amore era per sempre. Per me l'amore era per sempre, tant'è vero che io non mi sono più risposata, ho avuto le mie storie che hanno avuto la loro durata, eccetera, non tantissime, perché non sono una da tante storie, anche perché le mie storie sono sempre lunghe, quindi non posso avere tante storie insieme. E poi la cosa, cioè, quando uno ha un grande amore, rimane il grande amore, quello. Eh sì. Poi tutto quello poi che accadono cose, sì, però. Poi accadono cose. Senti, vogliamo vederti ancora cantare, abbiamo un altro momento magico. Vediamolo. Si potrebbe star pure meglio, ma che vuoi fare? Per ora ci stai tu e resto a liberare. E stiamo meglio noi che non mangiamo mai. È il caso di dire che coppia. Sì. Sì. Bella. Eravamo carini. Adesso è arrivato Marciullo con il marciulliere. Che stagione di vita sta attraversando? L'attuale sua stagione di vita. Che stagione è? È una stagione intermedia. Io dico... ieri ho detto a un amico che mi ha invitato a un compleanno, ho detto, ma ancora festeggi i compleanni? Io ho imparato a dire una cosa. Allora, abbiamo festeggiato, cioè fino a 50 si può festeggiare. Dopo i 50 possiamo
ricordare che ci faccia che compiamo gli anni. Da adesso in poi bisogna festeggiare ogni anno perché sopravviviamo un anno in più. Ma ogni giorno che ci svegliamo bisogna ogni festeggiare. Ogni giorno è da festeggiare. E che cosa ha capito in tutti questi anni, insomma in questi anni della sua vita, che è difficile essere fedeli a se stessi? No, fedeli a se stessi non è difficile. È difficile essere fedeli con gli altri. Ma è molto, per me è più facile essere fedele con me stessa. Quindi è meglio conoscere gli altri? Noi conosciamo di più gli altri o conosciamo di più noi stessi? Noi cerchiamo di conoscere molto di più gli altri, forse più di quanto ci conosciamo o quanto riusciamo a conoscerci. Vilma, lei ha dato tantissimo, ma nella vita si dà per ricevere? Sempre, di solito, anche se non è così, però se si riceve in cambio è bellissimo. Io devo dire che ho sempre dato molto, non tanto per ricevere, ma perché mi piace molto dare. Come deve iniziare una buona giornata? Con un buon caffè che non ho ancora preso. E chi è un eroe moderno? Intanto il suo eroe chi è? Il mio eroe? Il mio eroe è mio nipote. Perché il mio eroe è mio nipote che, al quale io do la mia vita e lui mi sta dando la sua, perché ci facciamo coraggio a vicenda e ci facciamo forza, ci diamo la forza a vicenda. Una fantasia a volte può diventare un'abitudine o no? No, una fantasia rimane una fantasia. Una sua paura? Ne ho tante di paure, ne ho tante. Paura, a volte uno si vergogna anche a dire le proprie paure perché un suo diventa dubbio, vulnerabile. Un suo dubbio? Dubbio? Di arrivare a domani nella maniera giusta. Una sua certezza? Una mia certezza è che sicuramente io credo in me stessa e credo in quello che mi circonda e vado avanti pensando a quello che mi circonda. La vita le ha fatto un brutto scherzo, ma Dio c'è? Certo che c'è Dio. Come fa ad essere così convinta? Perché il fatto di sentire mia figlia così vicina vuol dire che c'è qualcuno che me la fa tenere vicina. Le darei quasi un bacio, ma non posso. Anche io. Però insieme a te, Vilma, voglio salutare Gian Lorenzo. Gian Lorenzo. Che forza che sì, sei. Veramente. E grazie per avercela trasferita e averla fatta arrivare a loro. Comunque, che ci seguono. Vilma, grazie, lei ha un bellissimo Vilma. Taglio di capelli. Giocherei con i no, suoi capelli. Guarda, no, guarda, se vi racconto stamattina che cosa... Grazie per essere qui con noi. Grazie a Vilma Goic. Adesso ci fermiamo qualche istante. Serena, e non lo dire. Sta per riarrivare. No! Riarriva. No, non lo riarriva dire. La pubblicità. No.